Quindi anche questi 30 milioni, se ci sta la volontà, se trovo questi 30 milioni. La Sasi e i problemi per la mancanza d'acqua in alcune aree del Sangro Aventino. Soprattutto a Vasto e nel Vastese, la popolazione sta vivendo da settimane una condizione di forte ed evidente disagio. Il presidente Gianfranco Basterebbe ha indetto una conferenza stampa nella mattinata di mercoledì 31 luglio per fare il punto sull'attuale situazione e sui finanziamenti fondamentali per ridurre sensibilmente le attuali difficoltà. Vi proponiamo un'ampia sintesi di ciò che è stato detto. Noi abbiamo ritenuto di convocare questa conferenza stampa per fare un minimo di chiarezza su tutto quello che sta avvenendo in questi ultimi 10-15 giorni. Innanzitutto partiamo da un dato di fatto, che la situazione di quest'anno non è peggiore di quella degli anni passati, anzi è leggermente migliorata, specialmente nei paesi più a rischio. Di più c'è che negli ultimi giorni ci sono state due rotture di una certa importanza, tutte e due sulla rete principale, e non a caso di tutte le linee principali che abbiamo ha intaccato tutte e due le volte l'acquedotto che noi denominiamo Est. Su questo acquedotto Est ci vengono alimentati 18 comuni, 14-15 per la interezza e parti parziali, a iniziare dal Sangro, quindi da Tessa, Casoli, Altino, Paglieta, man mano andando giù, Torinti Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo e tre comuni, Monte Odorizio, Gissi, San Buono e Furci, tre più importanti. Alcuni di questi vengono integrati con sorgente proprio, tipo Atessa o con altre alimentazioni. Per chi non è a conoscenza, tenete presente che quando mettiamo mano a una riparazione su questi tipi di condotte ci vogliono mediamente dalle 6 alle 8 ore per vuotare il tubo, fare la riparazione e altrettanto 6, 7, 8, 10 ore a secondo i paesi e la grossezza dei serbatoi per ritornare alla normalità. Quindi ogni riparazione di questa natura dura mediamente dalle 20 alle 24 ore. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri dipendenti, che tutte e due le riparazioni sono state fatte in proprio dai dipendenti della Sasi, che hanno lavorato ininterrottamente in un'occasione 20 ore, in un'occasione successiva 24. Dopodiché quest'anno, per vari fattori, non so perché, si stanno moltiplicando queste critiche. C'è qualche comune che ha ritenuto, tipo San Buono, Furci e Gissi, di interessare il Codacom, a sua volta hanno esposto le problematiche all'autorità per l'energia, il gas e l'acqua, alla prefettura, alla regione Abruzzo, alla procura, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna ricordare però, partendo da un dato che molto spesso ci dimentichiamo, noi di linee primarie abbiamo 2500 chilometri di linee, queste primarie. Di questi 2500 chilometri, la stragrande maggioranza, 95-97%, sono di 50 anni. Quindi parliamo di linee non vecchie, più che vecchie, tenendo presente che la Cassa del Mezzogiorno, quando ha realizzato questi impianti, ha certificato che la durata di questi impianti era pari a 40 anni. Già ne sono passate 50, non so ancora per quanto tempo dovremmo andare avanti con questi, senza parlare addirittura di una linea e addirittura è stata costruita nel 1920, anche quella è attualmente ancora in funzione. La deficienza è attutita dal fatto che sono tutti provvisti di autoclavo, quantomeno la stragrande maggioranza, altrimenti in questi periodi rischierebbero veramente di incorrere in problemi sanitari e altre problematiche. Ma questo perché viene fuori che tutta questa gente è l'autoclavo? Perché ormai è un ventennio e più che la situazione dell'acqua a Vasto ha queste caratteristiche, non è un problema nato l'anno scorso o sei mesi fa, un problema che si trascina da decenni. Fatto il punto di questi aspetti, bisogna sempre ricordare che noi siamo i gestori. Che significa essere gestori? Che se mi fanno gestire sta penna, il mio compito è quello di fare in modo che l'inchiostro di sta penna non si esaurisca. Se si rovina la parte terminale, se è possibile ripararlo, lo riparo e vede questo fatto. Non può essere una giustificazione questa, però
Il servizio idrico è stato concepito in questo modo. Ci stanno gli enti di gestore, noi siamo uno di questi, ci stanno gli enti programmatore, nella stragrande maggioranza degli enti come il nostro a livello nazionale il controllo analogo è fatto dai singoli comuni, nel caso specifico nostro il controllo analogo è effettuato dalla regione e quindi di conseguenza il primo attore alla risoluzione di questi problemi è e rimane la regione Abruzzo attraverso i suoi organismi, fino a poco tempo fa attraverso gli ATO, da alcuni mesi a questa parte, anche se ufficialmente non è ancora insediato, cioè gli ATO stanno in liquidazione, si è insediato l'ERSI ma è ancora strutturalmente è ancora da completare. Abbiamo cercato anche di trovare finanziamenti in altri modi, cioè che è anche vero che questi sono quelli preposti a dover programmare gli investimenti e quindi a trovare le risorse utili per sopperire questo investimento. È anche vero che se l'ente di gestore c'ha un utile di 20 milioni, nulla gli vieta che vengano investiti. Non a caso gli investimenti sugli acquedotti, le vate depuratori, dove poi facciamo un accenno a parte, fino adesso tutti gli investimenti sull'acquedotto, tranne la condotta di Lanciano, sono stati tutti a carico della società. E non sono cose da poco. Per esempio, quest'anno, per fare un piccolo esempio, nel momento in cui abbiamo sostituito 150.000 euro, non è che parliamo di cifre stratosferiche, alla Marina di Casalbordino che avevano grossissimi problemi, quest'anno grazie a Dio la Marina di Casalbordino stiamo andando bene, 2.500 chilometri di rete sono quelli primari, dopodiché ci stanno tutte le altre reti, siano esse fognarie e siano esse di distribuzione all'interno dei comuni, per un totale di circa 7.000 chilometri. Quindi vi rendete conto che siamo chiamati a sforzi immani per mantenere in efficienza questa società. Quindi chi critica che siamo incapaci, che non sappiamo il mestiere nostro, eccetera, 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 quantomeno si documenti di una serie di dati e di una serie di realtà. Presidente della SASI Gianfranco Basterebbe, un attimo fa in conferenza stampa lei ha sottolineato anche un passaggio importante, cioè nonostante insomma, un po' le polemiche di questi giorni, la situazione è migliore dello scorso anno. Ci vuole spiegare meglio e ci vuole fare un quadro di quella che è la situazione attuale? Sì, come in più volte abbiamo detto nelle varie conferenze stampa e negli altri servizi, vado ripetendo quotidianamente fin dal secondo giorno del mio insediamento, il primo è servito per vedere come stavano le cose. E noi abbiamo delle reti che sono lunghissime, solo la linea primaria superano 2.500 chilometri per un complessivo di 7.000 chilometri, dove la vetusità di queste linee è di oltre 40 anni. Le maggiori e le più importanti sono quelle realizzate dalla Cassa del Mezzogiorno, che rappresentano oltre il 95% delle reti più importanti, registrano un'annualità di 50 anni. Quindi sono reti che stanno là da mezzo secolo. Tenendo presente che la Cassa del Mezzogiorno nel realizzare questi impianti aveva previsto la loro durata in un massimo di 40 anni, stiamo ben 10 anni superiore alla stima iniziale. Quindi a mio parere come ente di gestore noi stiamo facendo i salti mortali per conservare fino a quando non saranno sostituite queste linee. Per risolvere queste problematiche ci occorrono circa 30 milioni. Può sembrare una cifra irraggiungibile, però bisogna fare leggermente un passo indietro. 4-5 anni fa il problema maggiore di tutta questa zona era quello dell'inquinamento da parte della mancanza di funzionalità di depuratori o addirittura alcuni comuni totalmente sprovvisti di depurazione. L'investimento di questi ultimi 5 anni è stato pari a 120 milioni di euro e i risultati sono visibili quotidianamente. Anche su questo settore, con l'aiuto di tutti i comuni, sia essi quelli interessati, ma siano quelli partecipi del nostro ex ATO, cioè tutti 87, dobbiamo far altro insieme alla Regione, o direttamente con fondi regionali, o la Regione si adoperi per facilitare flussi nazionali o europei. Abbiamo la necessità, nel più breve tempo possibile, di trovare queste risorse economiche per sopperire queste carenze che diventano giorno dopo giorno sempre più problematiche.
Quindi Presidente, comprendendo naturalmente quelli che sono i disagi comunque patiti da molti cittadini, il suo appello è quello di unire comunque le forze al di là di appartenenze politiche, al di là di colori, perché l'acqua appunto non ha colore, e di lavorare insieme per questo risultato. Sì, questa è una cosa, per chi mi conosce, che sto cercando di portare avanti anche dalla mia esperienza di sindaco, che ormai è più che ventennale. Io ritengo che questi servizi non devono avere un colore politico, cioè lo stesso problema che ha Lanciano o San Salvo, con due amministrazioni diverse, ma la problematica è sempre quella, quindi è giusto che tutti insieme, indipendentemente dalla colorazione politica, si adoperano per andare alla risoluzione di questi problemi. Io, prima di iniziare questo incontro con voi, abbiamo avuto un incontro con le minoranze di Vastor, dove non abbiamo fatto altro che analizzare e esporre queste problematiche. Abbiamo avuto la fortuna che c'era Peppino Tagliente, che è stato sindaco di Vasto, consigliere regionale, attore della vita politica, a pari di tanti altri in questi ultimi 30-40 anni, e quindi conosceva benissimo le problematiche. Non abbiamo ci siamo lasciati con l'intento di continuare su questa strada, indipendentemente dai colori politici, ribadendo ulteriormente che l'acqua non ha colore. Questo incontro è stato molto positivo con la minoranza del comune di Vasto. Questa mattina ci siamo sentiti ampiamente col sindaco di Vasto, che è la città che risente di più di queste problematiche, ma sia le minoranze che il sindaco sono consapevoli che tutto quello che la Sasi può fare con i propri mezzi sta facendo, ma è senz'altro insufficiente per poter risolvere problematiche. Ci scusiamo con questo, io mi rendo conto che questi giorni qua, pensare di rientrare a casa dopo una giornata di lavoro, non potersi fare una doccia o di dover andare al supermercato a comprarsi l'acqua per cucinare, non lo auguro a nessuno, e quindi mi auguro che, ripeto, di trovare questi fondi per andare alla risoluzione di queste problematiche nel più breve tempo possibile. Questi investimenti che stanno in atto sempre su questa dorsale, la cosiddetta condotta est, stiamo per partire con i lavori per 3-4 interventi per un totale di 6 milioni e mezzo, che allieveranno il problema ma non lo risolveranno. Quindi dopo questa allevazione o durante questa allevazione di problemi, assolutamente bisogna iniziare a lavorare per risolvere definitivamente. Per risolvere definitivamente abbiamo bisogno di quelle risorse economiche che abbiamo più volte detto. Come ben sapete, noi siamo stati finanziati per circa 27-28 milioni con il master plan. Di questi, 20 milioni e passa sulla depurazione, 6-7 milioni per quanto riguardano le reti idriche. Che significa questo? Significa che con i lavori che possono partire già da quest'anno stesso, questi sono i due progetti dei cosiddetti rilancio di cui abbiamo parlato tante volte, ce l'hanno riconsegnato proprio ieri, stanno per riconsegnarci lo studio di ricerca perdita sul Vasto e San Salvo, e la sostituzione di un tubo particolare, cioè dal potabilizzatore dell'ARAP, dove ci ridà l'acqua su Marina di Vasto e Marina di San Salvo. Ah, apre e chiude una parentesi, comunque, che tutte le problematiche che vengono da Vasto, queste sono le uniche due marine, quelle di San Salvo e Vasto, dove l'acqua non viene chiusa mai, cioè hanno l'acqua 24 ore al giorno. Presidente Gianfranco Basterebbe, cosa ci vuole per risolvere definitivamente il problema annoso della mancanza d'acqua, un problema che si ripropone soprattutto nei mesi estivi e che riguarda con particolare importanza proprio alcuni centri della costa e non solo? Potrei rispondere con una risposta secca: ci occorrono 30 milioni di euro. Sarebbe troppo facile, non voglio mettermi dietro a questo paravento. Allora, le problematiche sono quelle che conosciamo. Noi come gestori gestiamo degli impianti vecchissimi, la stragrande maggioranza degli impianti primari sono stati realizzati dall'allora Cassa del Mezzogiorno, hanno una età media di 50 anni, qualcuno ancora di più, una delle nostre sorgenti addirittura risale al 1920 la sua realizzazione. Noi come ente di gestore stiamo facendo i saldi mortali per mantenerli più efficienti possibili, però fin dalla loro realizzazione era stata stimata
che il tempo di durata di questi impianti doveva essere pari a 40 anni. Ne sono trascorsi 50, gli impianti sono sempre gli stessi e noi continuiamo ad avere queste problematiche. Il mio appello finale vuole essere quello di rivolgere a tutte le istituzioni, ai comuni che soffrono maggiormente, di fare fronte meno polemiche, fronte comune, per cercare di trovare tutti insieme queste risorse e risolvere definitivamente queste problematiche.